Shalom. 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 Eccoci qui di nuovo per le strade a predicare questa verità come ci è stato comandato dal nostro padre Yahava Shemrashai. La scrittura che dice: seminiamo pasce delle mie pecore. E noi siamo fuori a fare questo. E prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuti al padre Yahava Hashem, Yahava Shai, Hashem, Yahava Shai. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Ala, sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita per far girare questa verità. State fermi e saldi, che la salvezza è vicino, vedendo tutte le cose che stanno succedendo, ok? Saremo proprio... Uno deve essere proprio specialmente stupido e sciocco per non capire che siamo proprio all'ultima dispensazione di questo regno, governato dai malvagi, così chiamato l'uomo bianco, ok? E la settimana scorsa abbiamo iniziato insegnando sempre dalle parabole e volevamo continuare, ok, dalle parabole. Hai qualcosa da dire o vuoi cominciare? No, no, possiamo anche cominciare. Vai. Questo è Matteo capitolo 22, versetto 1, e dice: Yahawah Shai ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Ok, hai detto, era Matteo 22. Ok, abbiamo sentito la parabola. Il regno dei cieli è come un re che ha preparato una gran festa. Questo re non è altro che l'Onnipotente, il Padre, Yahawah, ok? Ha preparato questa cena, che è il regno che ci ha preparato, perché è un regno di felicità, è un regno dove il male andrà via per sempre, ok? È un regno dove i malvagi che ci stanno facendo soffrendo adesso saranno messi a posto e chiusi, ok? Ma questa volta per sempre, ok? Perciò è una festa, è una grande cerimonia che il padre ci sta invitando, ok? Ma che cosa dice il fratello? Che ha mandato i suoi servi, i primi sono stati uccisi, ok? E questi erano i profeti. Cosa hanno fatto i profeti fino ad oggi? Li hanno sempre massacrato. Il padre ha mandato anche il suo figlio stesso, è stato massacrato, ok? Perché questo è un popolo con il collo rigido, un popolo che non capisce proprio niente, ok? Un popolo che non ragiona, ok? La seconda volta il padre ha mandato i suoi servi, ok? Questo re, e questi servi siamo noi al giorno d'oggi. E kala la Yahawah Hashem Yahawah Shai, Hashem Rukako Dash Rataza, Yahawah Hashem Yahawah Shai, volendo saremo parte di questi numeri, ok? Dei 144, ok? Che governeranno assieme al nostro Signore Yahawah Shai, il nostro re Davide, del regno ad avvenire. E noi stiamo facendo la stessa cosa, stiamo chiamando tutti a questa festa, venite. Il Padre ha preparato già tutto, è pronto, non ci mancheranno niente. In questo regno qui ci manca tutto, ok? Ma coloro che mettono il cuore adirato sempre qui non accetteranno l'invito a questa festa qui, perché sono corrotti con il cibo corrotto, ok? Con il vino corrotto. Sono a letto assieme con la Babilonia. Allora gli va bene, non vedono oltre, ok? Perciò noi stiamo chiamando la gente, invitandoli a questa festa. Il biglietto di invito è questa scrittura qui, queste parole qui, ok? Vai. A queste nozze, comunque, come dice la parabola, le nozze. Che cosa sono le nozze? Le nozze sono quando c'è un'unione tra due persone,
e in questo caso il padre, mandandoci suo figlio Yahawashai, ci ha invitato ad unirci a suo figlio Yahawashai, ci ha invitato ad unirci al figlio. Quindi sta qua la festa delle nozze, ha mandato suo figlio e l'ha mandato per unire, per chiamare tutto il popolo di Israele che oggi è disperso in tutto il mondo. Perché il popolo di Israele, così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America, sono il vero popolo di Israele che sono dispersi in tutto il mondo. E per questo nel nome di Yahawashai, che è il vero nome di colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù Cristo, che è un nome che viene dall'antico greco, dal greco che significa Zeus e Christus Serapis, sono dei nomi che vi portano ad adorare delle divinità greche, il nome del figlio, il quale invito la via, l'invito che noi stiamo portando è nel nome di Yahawashai. Il padre ha mandato suo figlio per riunire a lui tutti gli eletti della casa di Israele che oggi sono dispersi nel mondo. E sta qua il messaggio di questa parabola delle nozze. Infatti, come ha tirato fuori il fratello Abraham, che è una nozze, ok? Cosa è? Hai spiegato che la nozze è l'unione di due persone, ok? Questo è il libro di Geremia, capitolo 6, versetto 2. Bene, questo è il libro di Geremia, capitolo 6, versetto 2. E dice: io abbia fatto la figliuola di Sion simile a una donna bella e delicata. Ok? E di chi sta parlando qua? Sta parlando di figli di Israele, come hai detto. Siamo invitati alle nozze del Padre, ok? Sion è la terra santa, è Gerusalemme, al quale il Padre, che è la primizia di tutto il pianeta Terra, si trova al centro del mondo. Sion è la terra santa dove oggi è situata Israele, quale eredità del popolo di Israele. Continua pure. Sì, posso poi continuare lì. Volevo solo girare poi questo che l'hai detto, no? Ma quelli, non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo commercio. Ok, ma quelli non curandosene, ok, non fregarsene, ognuno è andato per il proprio business. Infatti abbiamo sempre predicato che dove è il tuo cuore sarà dove è il tuo tesoro, ok? E le scritture ci fanno anche capire che coloro che amano il mondo non hanno nessun amore per il Padre, ok? Perciò loro non si curano, non gliene frega niente, perché sono legati a delle cose mondane, ok? Come adesso stiamo chiamando il popolo di Israele di tornare alla propria radice. Non se ne frega, perché hanno tanto legamento con questo regno qui. Non vogliono che questo regno qui venga a una fine. E questo sarebbe un'ipocrisia bello grande. Quando il Signore stesso, Yahawashai, ci dice di pregare affinché avvenga il suo regno, ma la gente ha la propria speranza che tra 5-10 anni diventi chissà cosa, tra 15 anni diventi uno superstar. Ognuno cerca la propria posizione in questo regno qui. Nessuno vuole morire più, nessuno vuole andare al di là, ok? Ed è quello che sta dicendo quel versetto là. E quando c'è nella preghiera del Padre nostro la frase "venga il tuo regno", glielo diamo un senso a questo "venga il tuo regno", glielo date un senso a "venga il tuo regno". Quindi stiamo aspettando, stiamo sperando che venga presto il regno che Yahawashai ha promesso agli eletti della casa di Israele, ok? Questo è il regno che verrà. Infatti è questo quello che veniamo a predicare noi, veniamo a predicare il Vangelo, cioè la buona notizia. Quale buona notizia? La fine di questo governo, questo regno, questo sistema governato dal così autoproclamato uomo bianco, nazionalità biblica, Esau Edom, e l'arrivo, annunciamo la venuta del nostro Signore e Salvatore e Redentore, e annunciamo il suo di regno. E
il regno dei cieli, che è qui sulla terra questo regno dei cieli. Questo stiamo predicando, la fine di Esaù e l'inizio di Giacobbe e Israele, ok? E nel regno che sta per arrivare non ci sarà più ingiustizia, come vediamo qui, perché questo regno è pieno di ingiustizie, ok? Non c'è giustizia, anche se vedete che hanno creato i parlamenti e tutto il resto, non è per discutere di nulla del vostro bene, ok? È tutto per fare delle conspirazioni contro ognuno di noi, per distruggerci, ok? Vai, questo è secondo Pietro, capitolo 3, versetto 13, dice: ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Can, noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra dove abiti la giustizia. Come ho detto prima, giustizia non c'è qui, non c'è giustizia qui, ok? E noi, le nostre speranze non è che questo mondo continua a regnare fino a tra 20 anni, 10 anni, no. Aspettiamo un nuovo regno, ok? Un nuovo regno dove la giustizia regnerà, ok? E per coloro che non vedono che questo regno non è governato con giustizia, sono spiritualmente accecati, ok? Sono morti. Il Padre ha fatto sì, così non riescono a vederlo affinché possano essere distrutti, ok? Vai. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli uomini, quegli omicidi, e a bruciare le loro città. E questo sta parlando della fine che sta arrivando, ok? Che cosa hanno fatto? Hanno preso in giro i suoi servi, hanno ucciso tanti dei suoi servi, ok? Ognuno passa e va per i tavoli suoi, non li guarda neanche in faccia. E che cosa succede? È la fine che sta arrivando, il Padre manderà i suoi eserciti, ok? Il suo esercito a distruggere questo posto qui. E sappiamo, attraverso le scritture, attraverso lo spirito della verità, la Ruach HaKodesh, che i così chiamati UFO, ok? Sono i cari del Padre, ok? E attraverso questi verrà a distruggere la terra. Infatti prendiamo velocemente un precetto riguardo questi cari di UFO, quando verranno a distruggere. Give me a preset on the chariots coming to destroy. Okay. Sì, Isaia 66. Voglio proprio quello che dice, che verrà a distruggere. Perché come dice? Dice che manderà il suo esercito, no? Versetto, manderà il suo esercito a distruggerli, ok? Isaia capitolo 66, versetto 15. Poiché ecco, il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai verrà nel fuoco, e i suoi cari saranno come l'uragano, per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Can, ok? Il così chiamato Gesù, che il mondo da ignoranza chiama Gesù, non torna a distribuire caramelle a tutti, non torna ad abbracciare tutti, torna con il suo esercito di morte, fanno la volontà del Padre, fanno quello che il Padre vuole, e questa volta il Padre vuole che vengano a distruggere questo posto, ok? Questo posto corrotto, che non c'è nulla di originale più, il cibo è tutto modificato, anche l'umano stesso è stato modificato, e tutti che vanno in fila a prendere queste acque qui di distruzione, il tubo del serpente, ok? Allora sta arrivando una distruzione, come hai letto, torna nel libro di Matteo là e fammi sentire quella parte che hai letto. Qual è? Sì, quello che hai letto, ha mandato il suo esercito. Altri poi, Sallacchia, versetto 7, 22, versetto 7. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Can. Ok? Avete sentito? Questa è la distruzione che abbiamo appena letto nel libro di Isaia 66, 15. Il Padre torna, manda i suoi eserciti a bruciare, ok? Non a fare barbecue con nessuno, ma proprio a bruciare. Ok, andiamo avanti se non hai un precetto. Ok, perciò per coloro che hanno l'immaginazione che Gesù è dolce, Gesù è buono, verrà ad abbracciare tutti, svegliatevi, perché non sarà così, verrà a distruggere,
verrà a bagnare la sua spada con il sangue di questi malvagi qui, ok? Perché tutti sono arrivati fuori, nessuno vuole che questo regno venga a una fine, nessuno vede che questo regno è proprio il male, nessuno vede che questo regno è la fine dell'umanità. Vai, hai progetto? Sì. Questo è Matteo capitolo 10, versetto 14, dice: se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Khan, ok? Noi stiamo andando da città a città a predicare questa verità qui. Facciamo la volontà del Padre, non è la nostra volontà. E coloro che non sono pronti ad accettare quello che stiamo insegnando, puliamo i piedi, ok? Questo rimarrà come testimonianza contro di loro. Allora, nell'ultimo giorno, nessuno potrà dire che no, non ho mai sentito la verità, non ho mai saputo della verità. Nessuno lo potrebbe dire, perché la verità ormai è arrivata in tutte le lingue, in tutti i quattro punti della terra. Abbiamo anche campi in Arabia Saudita per farvi capire, fratelli che spaccano la verità parlando in arabo. Perciò questa verità è arrivata ai quattro punti della terra. E cosa dice le scritture? Che una volta che questa verità arriva ai quattro punti, poi arriva la distruzione. Noi sappiamo che attraverso lo spirito la distruzione è molto vicino, ok? E allora stiamo chiamando, stiamo svegliando i veri figli di Israele di venire fuori da queste menzogne qui. Stiamo avvertendo di venire fuori da queste illusioni, ok? Questo è Matteo capitolo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. È quello che ho appena detto. Questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, ok? In tutte le lingue. E poi subito arriva la discussione. Ed è bello perché stiamo vedendo proprio come il Padre sta facendo tutto. Sta mettendo il paese contro il paese, ci saranno sedizioni, carestia, peste in giro, fame, sta arrivando. Ieri stesso abbiamo visto nel giornale che la Russia e la Cina si sono messi d'accordo, ok, di fare degli allenamenti, non allenamenti di calcio, non allenamenti di tennis, allenamenti militari, ok, perché si stanno preparando per bruciare giù Babilonia. Stanno preparando per buttare giù da Babilonia quella troia che è stati uniti d'America, che ha fatto ubriacare tutto il mondo dalle sue filosofie, ok? Dalle sue menzogne, ok? Dalla sua distruzione, che non c'è niente di buono che è venuto fuori da quel paese là, ok? Vai. Quindi siamo qua a predicarvi questo, a predicarvi il giudizio che sta arrivando sul pianeta Terra. Andiamo di città in città in Italia proprio per questo, perché in città si dirà che non si potrà dire che non ci hanno ascoltato, che non ci hanno visto. E in quella città, dopo che siamo stati, noi andremo via e in questa città verrà il giudizio, verrà. E come verrà il giudizio? L'abbiamo letto in Isaia capitolo 66 versetto 15, attraverso il fuoco, perché come ha ricordato Yahweh Shai, queste città qua saranno trattate con più rigore di come sono state trattate Sodoma e Gomorra. E come sono state trattate Sodoma e Gomorra? Sono state trattate con fuoco e zolfo, e lo stesso avverrà qua, avverrà peggio con il nucleare e poi con i carri del Signore che verranno a dare il colpo definitivo. Leggo questo precetto, vai. Isaia 66:16: perché il Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai eserciterà il suo giudizio con fuoco e spada contro ogni carne. Gli uccisi del Signore Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai saranno molti, ok? Gli uccisi saranno molti, quindi venite fuori dalle dottrine, dalle filosofie che vi hanno portato le religioni, ok? Come dice il fratello, gli uccisi saranno molti, ok? Il Padre viene a distruggere, come ho detto, ribadisco sempre, non viene a distribuire le caramelle, non viene ad abbracciare. È già venuto a morire per i peccatori, questa volta viene ad uccidere i peccatori, ok? E siate pronti per quello che sta per arrivare, una brutta distruzione sta arrivando,
a questo pianeta come lo conoscete. Non sarà più mai uguale. E noi non vediamo ora che torna il nostro Signore a salvarci fuori da questo posto. E solo con i nostri occhi vedremo il pagamento ai malvagi, ok? Coloro che hanno voluto prendere il bene per il male e il male per il bene. Arriva la distruzione a breve. Vai. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 7, dice: mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Insomma, ma voi siete cristiani, siete cristiani. No, siamo il vero popolo di Israele noi. E predichiamo la verità della Bibbia. I cristiani sono una setta diabolica. Sono la setta numero uno al mondo. L'avevi detto? Quale? Capitolo 3, versetto 7 dice: mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola. Perché non mi prende adesso? Si prende malapena. Ok? Vai, leggi. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 7: mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e per la perdizione degli empi. Can, il giorno che il padre ha distrutto la città di Sodoma e Gomorra, che archeologicamente quel posto esiste, ok? Archeologicamente hanno trovato i ritrovi di questa città qui, bruciato con il solfo e il fuoco regnanti dal cielo, ok? La stessa cosa che il padre ha fatto a Sodoma e Gomorra, la similitudine è quello che succederà a questa società che stiamo vivendo oggi, ok? A tutto all'improvviso arriva il giorno, la distruzione arriverà. Quelli di Sodoma e Gomorra non credevano mai che la loro grande città sarà distrutta senza la spada di nessuno, solamente con zolfo e fuoco che scendeva dai cieli, ok? È la stessa cosa che stiamo parlando qui. La gente si affida tanto all'esercito, si affidano alle bombe nucleari che hanno creato, si affidano ai soldi che hanno nella banca, si affidano a coloro che gli stanno dando da mangiare solo menzogne e cose cattive, ok? Si affidano a ciò che non li può salvare. Can, si affidano a ciò che non li può salvare, ai santini. Un precetto per quando hai detto che viene all'improvviso quel giorno. Vai. E secondo Pietro, capitolo 3, versetto 10, il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si disturberanno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Can, come vengono i ladri? Non ti danno mica un invito che vengono a rubare a casa tua prima di venire. Vengono nel momento proprio che non aspetti. Ed è la stessa cosa il ritorno del nostro Mashiach, del nostro Salvatore. È come un giorno che nessuno aspetta. Proprio nel momento del tuo comfort, così chiamato comfort per mancanza di parole. Come i giorni di Noè. Ok, come i giorni di Noè, che la gente bevevano, la gente facevano festa, prendevano il marito e davano in moglie. Tutto all'improvviso torna quel giorno là. E quelli che non conoscono questa verità, che non sono preparati, li aspetta una bruttissima fine. Ok. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Yahweh Bashem Yahweh Shai, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Can, e che cosa farà questo? Che cosa farà sciogliere gli elementi? Che cosa dissolverà gli elementi? La bomba nucleare stesso, ok? Che è il padre che ha messo in cuore a questi uomini di creare. Isaia capitolo Isaia 54 16. Ok, che cosa farà dissolvere la terra? Sono queste bombe nucleari che stanno creando, ok? Ed è il padre che li ha messo in cuore.
che gli ha dato la conoscenza, la sapienza di fare queste cose qui, per la fine di poi distruggersi, ok? Vai, vediamo. 54, 16. Ecco, io ho creato il fabbro, e gli soffia nel fuoco sui cartoni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Oppure creato il devastatore per distruggere. Can. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Can. Ok, questo siamo noi, coloro che credono a questo nome, che hanno fatto i lavori. Non ci sarà nessun'arma fabbricata contro noi che riuscirà a prenderci, ok? Ma a coloro, avete sentito, il padre ha creato un fabbro, uno strumento devastatore, ok? E questo strumento sta parlando delle bombe nucleari, ok? E come, tornando sempre nel libro di Matteo là, che dice che ha mandato il suo esercito a bruciare con fuoco, ok? Torniamo sempre a questo. Sto parlando di Matteo che hai letto, che il re poi ha mandato il suo, esercito a bruciare, no? Allora il re si attirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. E sappiamo che questa distruzione viene attraverso le bombe nucleari. Questo si chiama la seconda morte. La prima morte è venuta attraverso l'acqua durante il tempo di Noè. La seconda morte sta arrivando attraverso il fuoco. Ok, come sapete, questi due elementi si bilanciano bene, ok? Perché il padre ha il bilancio giusto di fuoco e acqua, ok? Acqua purifica come fuoco purifica anche, ok? Vai. E come hai detto tu, il padre ha un bilancio giusto, quello che hanno insegnato le sette, le religioni oggi, è che il padre è solo buono, che è tutto amore. Mentre è giusto bilancio, così come ama, così anche odia, e così come premia, così anche castiga. Perché non si pensi questo mondo e tutti quanti voi che avete fatto gli affari vostri fino ad oggi sarete poi perdonati nel giorno del giudizio. La scrittura lo dice, il giorno del giudizio è un giorno di tenebre, è un giorno di tenebre per coloro che non conoscono il Padre, ok? E la distruzione non è ancora arrivata, ok? Perché il Padre sta facendo questo gran lavoro che ci ha svegliato attraverso lo spirito di verità, la Ruach HaKodesh, per chiamare i veri figli di Israele alle nozze, come ha detto, prendi per piacere il libro di Apocalisse 7, che leggiamo da 1 fino a 3, ok? Il padre ha comandato ai suoi angeli di aspettare ancora finché quel numero è completo, ok? E una volta che questo numero verrà completo, arriverà la distruzione, ok? Leggi. Questo è Apocalisse capitolo 7 versetto 3: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbia segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro potere. Questo è Yahweh Shai che parla in visione agli angeli che verranno, perché anche gli angeli che vi hanno insegnato le religioni sono questi angioletti con le alette di pollo, che sono tutti con dei visi carini. Gli angeli sono dei soldati, ma dei super soldati, sono l'esercito celeste del Signore, che quando viene sulla terra vengono a compiere il giudizio del Signore. Negli angeli la testimonianza che parla nelle scritture è che sono compiono la punizione del Signore, la volontà fanno, okay. Come ricordo nell'esercito di Sennacherib, che un angelo solo ha ucciso 185.000 soldati assiriani che andavano contro Gerusalemme. Ed è certo che gli angeli non sono proprio come sono dipinti, nudi, là, con i capelli, con le alette là. Gli angeli sono sterminatori, ok? Al servizio di Yahweh Bashem Yahweh Shai. Bene, puoi rileggere di nuovo quel versetto di Apocalisse, capitolo 7. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro potere. Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok, è il padre che sta dicendo di non ancora mollare la distruzione finché i suoi servi non sono ancora sigillati sulla fronte. Ed è importante capire sulla fronte là. Perché sulla fronte? Perché sulla fronte della nostra testa, dentro, esiste la glandone pineale. Una volta il padre cominciare a capire cose spirituali,
Ed è questo è uno dei motivi perché mettono un sacco di cloro lì dentro le nostre acque, pasta di, per lavare i denti, per uccidere quella roba lì. Perciò se il padre non si apre sulla fronte non puoi ricevere questa verità qui. E questa verità è destinata a delle persone, a certe persone, non destinata a tutti, ok? Vogliamo, sì, se ti appoggio con... Che come dice il fratello, non è destinato a tutti. Smettetela di pensare che la salvezza sia per tutti e che il messaggio sia per tutti. Matteo capitolo 13, versetto 9 dice: chi ha orecchi per udire oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Quindi vedete come è stato chiaro nostro Signore Yahweh Shai. Sì, queste profezie sono date a certe persone, ok? Numerati, ok? Fanno parte della casa degli eletti, della casa di Yashakala, ok? E non è dato a tutti. Libro di Romani, capitolo 11. What's that Roman? The elect have seen that which the rest were blind. Romani 11:7. Avevo ragione. Romani 11:7. Sempre nel punto che questa verità è data a certe persone, non è data a tutti di capire. Ok? Vai. Romani capitolo 11, versetto 7. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti. Cercate e mettete un'altra lezione di quella scrittura, vedrete gli altri sono stati induriti e accecati, ok? Ma quello che gli altri non hanno accettato, ricevuto, che questa verità il Padre lo ha dato ai suoi eletti. Solo gli eletti potranno capire questa verità qui. Eletti della casa di Yasharala, Israele, ok? Okay. E non è dato a tutti. È il messaggio per gli eletti della casa di Israele. E per nessun altro al di fuori di questo. Ecco infatti, quando predichiamo questa verità, non è una verità molto, molto facile da accettare, non vediamo gente davanti a noi, perché molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. E la strada che porta alla distruzione sappiamo che è quella larga, e saranno tanti a imboccarlo, ma quella che porta alla vita eterna è stretta e saranno pochi. Come dice anche il libro di Secondo Esdra, era capitolo 4 se non sbaglio, che dice che quella strada è così stretta che passa un uomo solo a volta, non possono nemmeno passare due, ok? Perché come dice la scrittura, gli eletti saranno provati attraverso il fuoco. Che significa il fuoco? Attraverso la sofferenza saranno provati gli eletti, sarà provata la loro fede. Un altro precetto che ci ha dato Yahweh da Apocalisse 22:12, ok? Che la gente pensa che queste distruzioni non arriveranno mai. Come dice alcuni familiari miei, da quando eravamo piccoli sentiamo che dovrebbe arrivare un Messia, ma non è mai arrivato. Non pensate che non succederà, sta per arrivare, arriva con il furore, con distruzione, ok? E coloro che hanno il timore del Padre si metteranno subito al lavoro, ok? Vai. Apocalisse capitolo 22, versetto 12. Ecco, sto per venire. E con me la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Infatti, leggendo un'altra versione, dice che arrivo presto, sto per venire e verrò presto, ok? A dare la ricompensa a ognuno, ok? Quello che hai seminato è quello che raccoglierai, ok? Non puoi seminare cipolla e raccogliere vicetrioli, no. Infatti, hai seminato, riceverai, vai. Infatti, come dicevi tu, arrivo presto. Leggi anche 14. Apocalisse 22, versetto 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Come facciamo a lavare i nostri vestiti? Abbiamo i nostri vestiti con questa verità qui. Non c'è nulla quanto pura che ci può lavare a far diventare bianchi, ok? Senza sporchi, attraverso queste parole qui, ok? La purificazione viene attraverso queste parole, ok? E nel regno saranno fuori i cani, saranno fuori i idolatri, ok?
che questi cani rappresentano la casa dei malvagi, ok? Niente di impuro entrerà nel regno che sta per arrivare, ok? Perciò dobbiamo avere il timore del Padre e cercare di lavarci i vestiti puri, come abbiamo detto, attraverso questa verità, che è l'unica cosa che può lavare, che può aprire la mente all'uomo, che può condurre alla vita eterna, ok? Perché niente di impuro vedrà il Padre, niente di impuro avvicinerà al suo figlio, Yahweh Shai, ok? Andiamo avanti con Matteo 22. Andiamo avanti con Matteo 22. Ah, scusami, prima di andare via, Apocalisse 1:3. Bello, 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 bello. Apocalisse capitolo 1, versetto 3. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Cani, non è detto beato a coloro che fanno tesoro delle ricchezze mondane. Non è detto beato a coloro che fanno tesoro dell'oro, dell'argento, del bitcoin. Non è detto beato a coloro che prendono le acque. La Bibbia dice il contrario. Beato a coloro che leggono le parole di questo libro e lo mettono in pratica, ok? Perché questa è l'ipocrisia del mondo, perché tutti dicono, sono bravi a dire, sono cristiano, sono questo, ma non conoscono nemmeno il libro. È diventato sempre quel capitolo là. Apocalisse capitolo 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole, e le nuvole sono i così chiamati UFO. E ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amman. Can, ok? Faranno perciò lamenti. Coloro che hanno preso, hanno disprezzato queste parole, ok? Faranno lamenti, ok? Ognuno vedrà con i suoi occhi quel giorno là, ok? E la distruzione arriva, una distruzione personalizzata a ognuno, come si è comportato. Va bene, torniamo nel libro di Mattia. Matteo capitolo 22, versetto 8. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Le nozze sono pronte, gli invitati non erano degni, ok? Le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Perché la casa di Israele fino a un po' di anni fa, diciamo fino a 50-60 anni fa, questa verità non arrivava a nessuno proprio, ok? Non eravamo degni, ok? Ma prima anche, cioè proprio fino a che Yahweh Shai non ci ha dato la conoscenza, eravamo morti, eravamo impossibili da redimere. Infatti è impossibile essere graditi al Padre se non per mezzo di suo figlio, che lui ha mandato in sacrificio perfetto per noi, e non in sacrificio come insegnano le religioni, che si è sacrificato per i nostri peccati e siete a posto. No, è perché attraverso il sacrificio di Yahweh Shai noi morissimo con lui e in lui resuscitassimo, come dice Paolo, in una nuova creatura, e per mezzo di lui santificarci, cioè conoscendo il Padre e osservando la sua parola, i comandamenti. È attraverso questa santificazione che poi noi possiamo avere la grazia, non attraverso la benedizione del Papa. Can, è attraverso la grazia che Yahweh Shai, che il Padre ci ha fatto per mezzo di Yahweh Shai, possiamo entrare nel regno che durerà in eterno, ok? Non attraverso la benedizione del Papa. Non attraverso la benedizione dei demoni che il mondo conosce come santo, come pontefice. Pontefice di che? Ponte di che? Il ponte tra la terra e gli inferi, tra la terra e Satana e il malvagio. Ah. Le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai coricchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Quindi andate dunque ai coricchi delle strade. E siamo qua, ai coricchi delle strade, a chiamare alle nozze, a chiamare a questo. Non è che facciamo come fanno i testimoni di Geova, che vanno a rompere i coglioni di porta in porta. Ti do un precetto riguardo quello che hai detto. Perché come Salakia, che come abbiamo detto prima, questo qua è un messaggio destinato agli eletti della casa di Israele e a nessun altro. Quindi non si va di porta in porta a portare la parola, ok? La parola si va per strada.
come dice il libro dei Proverbi. 1 e 20. Proverbi capitolo 1, versetto 20 dice: la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, okay. Negli incroci affollati essa chiama. La saggezza non grida dentro le cappelle, la saggezza non grida dentro le chiese, e la saggezza grida per le vie, ok? E essi fa sentire la propria saggezza, ok? Quando costa un euro? No, non vendiamo. Quando costa un euro? Non vendiamo niente, anzi, vendiamo la verità gratuita, hai capito? Andate dunque ai coricchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete, come facciamo noi in tutto il mondo, Yachiam e Fratelli della Great New Stone GMS, per portare la verità, il 100% la verità della Bibbia. Andiamo a chiamare gli eletti di Israele, andiamo ad avvertire il popolo di Israele di ciò che sta arrivando sulla terra. Sta arrivando il giudizio, ok? E il giudizio sta arrivando, non sta arrivando niente di buono per i malvagi, per coloro che hanno riposto la loro fiducia nell'uomo. E coloro che hanno imposto la propria fiducia su questo governo che racconta niente oltre le menzogne. Dobbiamo credere, perché ci facciamo sentire anche da altri che ci seguono. Sì. Adesso mi sento. No, lei non si vede, non è dentro, è solo noi. E noi cosa predica? Allora, prima la verità della Sacra Scrittura. Perché pensi di aver capito di dove tu non sei padovano. No, io sono nato al sud Italia, a Napoli. Ma voglio... Non vuole sentire, signora? La famiglia è fatta cattacchi in chissà. È venuta così a distrarre. Non vuole sapere la verità della Bibbia. Quanti anni ha? Signora, non stiamo dando interviste di stessi. Quanti anni hai? Perché sto portando... Quanti anni hai? Aspetta, ma perché non vuole parlare con me? No, dopo con te. Prima con lui, perché abbiamo lo stesso dialetto. Ho 28 anni. Io ne ho 75. E quindi? E tu vuoi dire a me la Bibbia? Sì. Io ho la Bibbia così, che l'ho consumata. Mio figlio, quando vedevo che io accadivo, un giorno... Lo sa che nella Bibbia c'è scritto che il Signore... colui che il mondo chiama dall'ignoranza Gesù Cristo è di colore nero, che questo qua che la Chiesa vi ha presentato è un diavolo. Nella Bibbia, se lei ha letto la Bibbia, nella Bibbia c'è scritto che il Signore è nero. Ma vedi, questo fa la differenza, perché lei non è anche più grande che la conoscenza è data. Infatti il profeta Geremia dice che ha letto la Bibbia, era un fanciullo quando il padre lo aveva chiamato, e lui doveva rimproverare tutta la gente più grande di lui, molto più grande di lui, perciò il padre non agisce, il padre non agisce come credono gli uomini, il padre ha una strada, una via diversa, allora noi stiamo predicando il ritorno del nostro Signore, ok? Stiamo predicando la verità. Sì, ma già lei se... la Sacra Bibbia ce l'ho. Sì, questo qua è un libro che appartiene al popolo di Israele, infatti il mio più ampio. Contiene le stesse cose che la Bibbia. Ma lì c'era medico, era molto legato alla Chiesa. E la Chiesa? La Chiesa non c'è nella Chiesa. Non c'è verità nella Chiesa. La Chiesa noi è una abbiamo setta. Capito che la verità è una. È una sola e non si trova nella Chiesa, e non si trova nemmeno in chi ha studiato tanto. Bravo. Dimmi dove si trova. Si trova dentro questo libro, ok? La verità si trova nel nostro cuore. No, il cuore dell'uomo è la cosa più grande. Dai, leggili. Aspetta, ha detto che la verità sta dentro, vero? Però dico, se viene il 24 ascolta un attimo questo lei ha detto che si trova nel suo cuore. No, mio. Sì, nel cuore. Nel cuore, sì. Che... questo è Geremia, capitolo 17, versetto 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Perciò, è insensatamente maligno. Perciò il cuore dell'uomo è ingannevole. Lei può credere di sapere questa verità, può credere di camminare nella via retta.
queste sono le sensazioni che danno il cuore e il cuore, ma come abbiamo detto, questo signore dovete fare. Dovete credere nel vero nome del Signore. Parlate a bassa voce. Questo è il vero nome di colui che il mondo chiama Gesù Cristo. L'abbiamo creduto, che facciamo? Quando ha creduto al vero nome del Signore, la vita cambia, Signore. Anzi, prima di tutto, se ha fede in Yahweh Shai, e glielo stiamo presentando, siamo qua appositamente. Io mi chiamo Gita. Siamo qua appositamente. Io mi chiamo Kalam. Salve. Guarda, non è il suo pullman quello. Il nome, allora signore, lei deve sapere che l'appartenenza a essere, dire siamo napoletani o italiani o cinesi o spagnoli è la nostra condizione di schiavitù. Ma lei è napoletana? Allora lei sa che i suoi antenati, la maggior parte dei suoi antenati erano i mori come me, come noi. O erano cinesi, o erano portoghesi. Perché? O erano della Papuasia. Deve capire che questa verità è destinata solamente a un popolo, ok? Questa verità è destinata solamente a un popolo. Fuori da quel popolo non c'è salvezza. E quel popolo si chiama Israele. Se lei ha letto la Bibbia avrà capito che questo libro parla solamente agli israeliti, non parla a tutto il mondo. Gesù, così chiamato Gesù, non viene a salvare tutti, viene a salvare solamente gli israeliti. È quello che dice. E tanti che fanno molto. E tanti, sì. Arrivederci, grazie della bella notizia, non ci capisco. Prego, siamo qua per questo, non siamo qua per portare belle notizie. Ma tu sei qualche portiera, ci faccio. Signora, si ricorda però che... Ma che vuol dire che noi con la pelle bianca, oppure italiani, oppure europei? No, devi essere israelita, ok? Che non ha nulla a che fare con e la pelle bianca. E voi dove vi incontrate? Perché io posso pure raggiungervi, ma dove vi incontrate? Mica posso venire tutte le volte. Infatti, se vuole portarsi via qualcosa di buono da qua, si porti via questo, il vero aspetto del Signore, il nome. Quando prega, se vuole portarsi via qualcosa, quando prega, prega nel nome di Yahweh Shai. Quello le stiamo portando. Allora, e cosa gli devo chiedere? Salvezza, grazia, pietà. E non è quello che chiedo anche a Gesù Cristo. Ma il nome Gesù è un nome che è un'allusione a una divinità greca che significa Zeus. Quindi quando dice Gesù sta dicendo Zeus, capisce? Senti, lo sta chiamando il Signore quando la lei Bibbia, chiama la Bibbia non è stato scritto in italiano o in inglese, sono stati tradotti poi in italiano e in inglese. Lo so. La Bibbia è stato scritto in ebraico, ok? Lo so. Allora se Gesù era nato in Israele, sì, in Betlemme, ha avuto genitori ebrei, sì, l'hanno dato il nome ebreo, sì, ok? Come mai al giorno d'oggi hanno cambiato il suo nome? Ma hanno per farci dato capire, cose? Noi siamo italiani, no. Ma lei, mica se possiamo lei, leggere l'ebraico. Per esempio, se lei va in Cina, il suo nome cambia? No, il suo nome rimarrà sempre quello. Se va, per esempio, in America, il suo nome cambia? No. Deve capire che la Chiesa ha ingannato finora, hanno cambiato il nome appostamente per deprivarci da questo potere. Io non voglio che la Signora sente quello che adesso è che la Chiesa ci ha imbrugliato, buona me. Anzi, leggi per piacere il libro di Secondo Timoteo, capitolo 2:16, giusto per fargli capire qualcosa. Ma lui non parla? No, lui ci dà dei precetti. Preferisce stare... Io stesso. Parla, ma preferisce... Tu capisci italiano? Secondo? Io sono una napoletana, a me piace pensare. Questo è secondo? Sì, hai già capito come è. Ehi, ascolti un attimo. Sì. Secondo Timoteo, al capitolo 2, al versetto 15, ci dice studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato che non abbia che vergognarsi, che dispensi, che capisca la parola di verità, che dispensi rettamente la parola di verità. Allora io la prendi sera per prego e chiedo perdono dei miei la peccati, dico subito. Ma poi cosa altro posso fare? Infatti le stiamo dicendo chi deve pregare. Perché senti, quello uno è o lo chiami Gesù, non è rispettoso chiamarlo con un altro nome. Allora, ma non è rispettoso chiamarlo con un altro nome. Se il suo nome è Yahweh Shai, ma non è colpa nostra se c'era. E per questo
siamo qua. Posso, vabbè, posso... ma a me chi vuol dire che la verità ce l'avete voi? Se la vuole accettare, bene. Se ma no... anche loro dicono la stessa cosa, che la verità ce l'avete. Ascolta, signora, allora, ogni nazione ha i suoi dei, ok? Anche i malvagi hanno i loro dei e conoscono il loro nome. Io posso dire Dio, ma mio Dio devo conoscere il suo nome, sì o no? No. A me basta sapere che c'è. Allora signora, questo è un po'. Voglio parlare. Cioè, se dico Dio, può essere che sto adorando Satana, Krishna o chiunque. No, no, Dio, ok, bisogno. Dio. Allora, io non ho detto. Però a me non fai parlare. Lo dice la Bibbia, ok? Noi non parliamo attraverso le nostre conoscenze. Parlare la signora. Sì, ma rispetto, noi, lei ti ha rispettato. Padre, siamo qua ad insegnare. Siamo siete qui voi che siete venuti ad ascoltare. Siete voi se che volete ascoltare, è bene. Se non volete ascoltare, andate. No, 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 date una parola anche a lei. Sì. Io rispetto l'essere soprannaturale che mi ha creato. Ok. Lo ringrazio, gli chiedo perdono e non lo voglio sapere come si chiama. Va bene, questi sono i fatti suoi. Ok. Ho spiegata. Sì. Lei si è spiegata. D'accordissimo. Ok, se siete d'accordo. Ogni bambino che chiama papà e suo padre si sente sua voce perché conosca ma la sua figlia. Scusami, se lei sta in un fatto. La figlia. Aspetta. Ma posso sì, faccio una domanda da quello. No, io devo finire. Allora no. Allora niente. Bene, ciao. Non rispetti la gente. Sì, rispettiamo tu. I padri, rispettiamo questo libro signora, qui. Signora. Andiamo. No, io sto aspettando l'autobus. Il 24. Allora, ha detto che il figlio signora, chiama papà. Signora, ma se sto in un parco dove ci sono tanti papà e tanti figli, la figlia fa papà, signora si girano tutti. Si gira, bravo. Hai capito? No, come lo conosci? Come fai a conoscerlo? Io non voglio sapere signora, come si chiama. No, la cosa bella, signora, non vuole sapere come si chiama. Perché non è bello invece sapere come si chiama. Aspettando, fai tutto. A me interessa solo rispettare. E come lo rispetti? Chiedendo perdono. Chiedendo di essere perdonata. Di ringraziarlo per avermi messo al mondo. Dopodiché dico, io non lo so come si chiama, però so che devo ringraziare. Invece nella scrittura ci dice Matteo, Giovanni capitolo 14 versetto 15 dice: se mi ami osservi i miei comandamenti. Quindi noi osservando i suoi comandamenti c'è un comandamento, 613 sono i comandamenti, c'è il comandamento che dice di non farsi statue e immagini. Quindi se lei a casa sua ha qualche statuetta e qualche immagine, c'è solo quello di mio marito che è morto. Perfetto, allora già non è un'idolatra. Un altro comandamento. No, io idolatro, guarda. Un altro ma comandamento. Lei crede nella Madonna, in queste cose, sì o no? Te l'ho detto che credo. Okay. Io non credo, non frequento, però so che se c'è, perché io non posso sapere se c'è o non c'è, qualcuno dice che non c'è nessuno. Qualcuno dice che c'è. Io dico non lo voglio sapere se c'è o non c'è. Io voglio solo ringraziare quest'ente superiore a me che mi ha dato la vita. Okay. E gli chiedo perdono. Ed è questo, posso dare un precetto? Si trova nel libro di Atti là quando... Voglio dare questo qua, Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice: or senza fede è impossibile piacerti, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi lei non può dire o quelli che dicono io non lo so o se c'è o non c'è, deve credere che c'è e deve credere che c'è la ricompensa. Per lei, ognuno sarà ricompensato in base alle sue opere. Non c'è stato dato un altro nome sotto il cielo. Qual è? Atto 14. Allora io ripeto, definirsi napoletano significa che se noi che siamo apparteniamo al popolo di Israele, siamo stati dati in schiavitù in tutto il mondo. Quindi io se dico sono italiano, è la mia nazionalità di schiavitù d'Italia. Ma dove hai appreso questa qua la prendiamo attraverso lo Spirito Santo. Tu l'hai appresa a Napoli? No, forse l'hai appresa da loro. L'ho appresa
resa dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che insegna, noi non facciamo nulla. Allora che devo dire? Che a me non mi ha insegnato niente lo Spirito Santo. Perché lei non lo sta negando, perché purtroppo stiamo dicendo il nome che la può salvare. Se lei non accetta questo nome, questa conoscenza, non li può venire. Se per lei il nome non è importante, signora mia. Leggi. Perché se io non ti dico il mio nome, tu non mi rispetti. No, le faccio un breve esempio. Lei come si chiama? Ok, facciamo finta che si chiama Luisa. Maria. Facciamo finta che si chiama Luisa. A me mi dicono, la conosci la figlia di Piero, che sarebbe lei? Io dico sì, la conosco, è Giovanna, è una signora di colore scuro. E invece in realtà che non la conosco, perché lei è, perché si chiama Luisa, è di colore bianco. Perché io mi devo distinguere, ascolta, io vedo che lui è un po' più calmo quando parlo. Perché io mi devo distinguere nella massa della gente, devo avere il nome. Ma lui non si deve distinguere nella massa, è lui l'unico. Noi non diciamo niente della nostra volontà, parliamo questo di Atti, quello. Atti capitolo 4 versetto 12. Vai. In nessun altro è salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale noi e dobbiamo essere salvati. E qual è il nome? Qual è il nome? Qual è il nome? Non sta dicendo che ci sono tanti nomi o... Signora, la stiamo tagliando con queste parole qui. Se vuole accettare, noi siamo qui, la stiamo dicendo una cosa bellissima, perché la stiamo portando a conoscenza del vero potere. La stiamo portando, deve accettare. Allora, in nome del Padre si deve pregare, e lei basta mettere in prova. Se vede che non va bene, allora smette. Il nome del Padre si chiama Yahweh. Yahweh in antico ebraico, così è scritto. Grazie al Padre, siamo stati... Sì, Yahweh è tradotto sbagliato. Il Padre ci ha dato la conoscenza per capire l'ebraico antico, perché è scritto in ebraico antico. Questo ebreo nuovo è un misto tra Slavonia, Yiddish e Germanico. Non ha nulla a che fare con quello antico, perciò il suo nome non può essere Yahweh, ok? Il suo nome è Yahweh. Yahweh vuol dire colui che esiste, colui che è. Il nome di Yahweh significa... Yahweh non significa niente. Significa Dio e con voi. No. Yahweh è il nome di un demonio. Yahweh non significa niente. Dio è con voi, intende Emanuele. Io l'ho frequentata la chiesa con molto cuore, però poi ho capito che sono tutti gli altri. Allora mi sono fatto un esame di coscienza, ho detto io voglio salvare. Che devo fare? Lo prego, comunque si chiama. Io lo prego e lo ringrazio. E nella vita voglio fare solo comportarmi bene. Allora, signore, nelle sue preghiere, la porta da qua, perché nulla è a caso, la porta da qua, e gli stiamo presentando chi è il nostro creatore. Yahweh, il nome del Mai, e Yahweh Shai, il nome del Figlio. Colui che chiamano Gesù, Gesù è un nome greco, come dicevate, ma il fratello, il suo nome. Chiede cosa devo fare, se io la sto dicendo quello che deve fare. No, ha detto mi chiede, che lei ha chiesto che cosa devo fare, noi glielo stiamo dicendo. No, allora non sono d'accordo. Allora se non è d'accordo va bene. Non sono d'accordo per specifico. Noi puliamo i nostri piedi. Perché come si chiama? Ma importa come si chiama. Io voglio solo sapere che noi continuiamo. Lui mi può salvare. Il messaggio l'abbiamo portato. Signora, se vuole ascoltare, perché stavamo facendo una lezione. Io sto ascoltando, okay. E quindi sto. Ok. Vado avanti. Comunque si ricorda comunque che la Bibbia dice, in un libro di Matteo, la strada che conduce alla vita eterna è stretta. Saranno pochi che lo troveranno. E quella che conduce alla vita di istruzione, alla perdizione, è larga e sarà per un ricco. Quello che sta parlando del ricco, quando dice che è più facile per un cammello entrare nella cuna di un ago che per un ricco nel regno dei cieli. Quella è un'altra parabola che riguarda i ricchi. Questa parabola che ha portato adesso il fratello è proprio la nostra scelta di a chi vogliamo credere. E noi siamo qua, in quest'angolino, come dice la scrittura, siamo qua
Andate dunque ai coricchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Stiamo chiamando alle nozze e vi invitiamo alle nozze, che le nozze significa all'unione con il padre Yahawah per mezzo di suo figlio Yahawah Shai. Perché noi siamo visti come la moglie del padre, ok? Il padre ci sta invitando alle nozze, che allora il regno... Allora io quando prego non devo dire io Gesù, devo dire Yahawah. E tutto il resto va bene, sì, certo. Devo prego. Tutto qua. Cose impure, tipo maiale, che non li fa neanche bene. Anche il maiale è un comandamento. Il maiale è un comandamento. Non sono le vacche indiane. No. Le vacche indiane sono sacre. No, quelli sono insegnamenti di altre nazioni, ma te devi seguire. Quando lei aveva detto se mi ama osserva i miei comandamenti. Se mi ami osserva i miei. Tra i comandamenti c'è anche quello di non mangiare il maiale. Il maiale, di non mangiare le cozze, le vongole. Sì, sono animali impuri. Cosa si mangia? Verdura. No, si può mangiare la mucca, può mangiare agnello, può mangiare il pollo, può mangiare il pesce. E pesce deve avere le scaglie, ok? E devi avere le scaglie, non può mangiare il pesce tipo le serpie. Le serpie, le serpie è fatto, è creato per pulire l'acqua, non è creato per essere consumato. Se è sono... 24? No, è 12. Ma quanto cazzo è? Perché il padre vuole che ascolta quello che stiamo dicendo. Il padre comanda tutto. Scusa, io ho 75 anni. Sì. Sono stanca. Ho capito. Ho fame. Devo andare in bagno. Adesso così a darmi ascolto e soddisfazione. Signora, noi la stiamo dando cibo e acqua che non si assetterà mai. Ma voi cosa dite? Non avrà mai più fame. Di non chiamarlo più Gesù, ma chiamarlo. Sì, sì. Il suo nome è Yahawah Shai. Come? È difficile. Lo deve ricordare. Allora scrivimelo su un pezzo di carta. Ascolta come si scrive e poi tra parentesi come si legge. Sì, si legge come si scrive. Legge come si scrive. Ma io la pronuncio. Vai, scrivi grande. Ma voi dove vi incontrate? Allora, come ci è stato comandato di andare per le strade a insegnare, i padri non dimora. Ma state sempre qua? Non siamo sempre qui. È la prima volta che veniamo qui. E se io voglio parlare? Lei non sa usare internet, no? No. Beh, non è... Ma questo non è... Non è sacro per la lingua, è sacro per qualcosa. Cosa dici? Sabato prossimo ci siete qua. Proviamoci. Allora, se lei ci dice... Sabato verremo qui, potrò anche portargli una sedia. No, io so perché non posso. Se lei ci dice, se lei ci dice, noi verremo, se no. No, io non posso venire. Va bene, niente. Perché mi deve nascere un mio figlio. Signora. Allora, come vedi, il fratello. Guarda, c'è caduto un biglietto. Il fratello lo ha scritto. Yahawah è il nome del padre. Sì. Che significa? Che significa lui esiste. Sì. Anzi, scrivi, chiami la pena. Significa. Lui esiste, ok? Poi se lo vuole vedere scritto nell'antico ebraico, che forse non è il caso, questo è Yahawah Shai. Yahawah Shai. Non è difficile, basta fare questo, è il figlio, che vuol dire colui che salva, ok? Il padre è quello che la chiesa chiama Dio. Dio, sì. Il figlio è quello che la chiesa chiama Gesù, sì. E ci è stato insegnato che nessuno arriva al padre non, se non attraverso il figlio. La Chiesa ha ragione in questo, ma l'unica cosa che non fa la Chiesa è che la Chiesa non insegna il suo vero nome, ok? Che? E secondo te? Perché la Chiesa, il padre non sta lavorando con loro. Il padre infatti ha detto che negli ultimi tempi ci saranno falsi profeti.
saranno false dottrine per sviare la gente. Ecco perché la strada che conduce alla vita eterna è stretta e saranno pochi che lo troveranno. Anche la Chiesa dice che è stretta. Sì, ma non... Eh sì, questo è il timore del Padre, perché il timore del Padre è l'inizio della sapienza. Signora, sa perché la Chiesa e le religioni non sono corrette? Perché lo dice qui, in Matteo 23, 13 dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che sono le religioni di oggi, perché serrate il regno dei cieli alla gente, perché loro chiudono la porta insegnando cose non bibliche, perché le religioni non sono bibliche. Ma ci dice una cosa? Prego. Ma perché permette tutta questa mummia? Perché? Se lui è come dite voi, è questo il figlio, ma perché si mette in una confusione mentale? Vado in chiesa e lo chiamano Dio, vengo qua, poi vado ai testimoni di Geova. Questo... Ma perché non mette un po' d'ordine? No, questo è il film del Padre, c'è ordine, perché sa, ha stabilito delle persone, ha fatto sì che potremo trovare queste cose qui. E infatti, come si fa ad imparare esperienze della vita? Attraverso sofferenza, attraverso cose dure, allora uno diventa più forte, ok? Il Padre ci sta rendendo forti, perché questo regno che stiamo vivendo adesso è governato dai malvagi. Il regno del Padre arriva. Ma voi ci credete alla storietta di Adamo ed Eva? Sì, sappiamo la storia. No, ma ci credete? Allora, lo crediamo, ma non come lo insegna la Chiesa. Come lo insegna la Bibbia. Lo crediamo come lo insegna la Bibbia. La Bibbia non insegna che il Padre, Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, ha creato un uomo e una donna. No, lo dice no, chiaro. No, l'uomo. Ha creato un popolo, ok? No, diciamo così. La Chiesa insegna che, la Chiesa e le religioni insegnano che il Padre ha creato un uomo e una donna. E da là veniamo tutti quanti noi. Ma che non poi, è vero. Che poi un uomo e una donna fanno i figli e i figli tra ma fratelli. Allora voi credete o non credete? E lo spiego. Vediamo come è scritto nella Bibbia. Che Eva si è mangiata la mela e quindi è stata punita da me ed Eva. È vero, e glielo dico. Che è qua... vero, ci credete, sì o no? No, signora, è simbolico. Oh. È simbolico. Cioè, quando parla... No, al mostro è un uomo io e tu li tocco. Allora, ma signora, le dico... Numero... 24. 24. Spieghiamo ma adesso... Ma allora mi conveniva prendere questo, scendere la barcella e prendere... Ah, vuole che fermiamo? Non ci vengo più a parlare. No, aspetta. Allora, la spieghiamo facilmente questo fatto del Genesi, ok? Libro di Genesi. Ma hanno dopo 24 e sto aspettando per senza niente. Ma 24 è passato da quell'altro. Ma io lo voglio di qua, perché sabato l'ho preso qua. Ok, ora dovrebbe essere ma quando è questo qua? Ah, perché l'ho visto passare, forse è quello, farà il giro da e poi torna. Ma fare il giro e torna. Non me lo faccio. Non posso più, perché io mi sveglio alle 5. Leggiamo velocemente il libro di Genesi alla signora. Parti da... Dopo vado a sedermi da qualche parte. E spieghiamo una cosa, ok? Questo è il libro di Genesi, partiamo dal versetto 4, che si separa la luce dalle tenebre. Oh. Ah, senti, bravo, è quello che dice. Signora, guarda, noi crediamo alla storia di Adamo ed Eva biblica. Infatti nella Bibbia qua c'è scritto che il quinto giorno, che sarebbe il quinto millennio, perché ogni giorno, sai che hanno insegnato che la terra è stata creata in 7 giorni, ma non è, cioè, ogni giorno per il Padre sono 1000 anni, quindi la terra è stata creata in 7000 anni. Allora, e nel quinto millennio... Ehi, ammazza come Nusci però, con Nusci hanno... Allora, ma fammi fare un'osservazione importante. C'è una cosa che mi dici 7 giorni, ma uno che può tutto già mi si sente mille. Ah, prendi secondo Pietro 3:8 velocemente. Ok, adesso la facciamo capire il motivo per cui siamo. Una sedia. Non abbiamo purtroppo una sedia. Allora, un giorno per Dio sono 1000 anni. Infatti dice: ma voi carissimi non dimenticate quest'unica cosa. Questo per il secondo Signore Pietro. Secondo Pietro capitolo 3 versetto 8: per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Perciò la terra non è creata in 7 giorni, 7000 anni, ok? E quello che sta leggendo il fratello in versetto 20 è molto importante, perché questo è l'inganno che la Chiesa non spiega bene,
ok? Perché dice, vai, poi... Ma che importanza ha? Perché noi dobbiamo discendere dalla verità, come ho letto prima. Non la voglio la verità, io voglio solo comportarmi bene. Cosa che me ne frega, posso dire una cosa? Sì, prego. E lo dico sinceramente. Chi vuole la verità è un po' presuntuoso. Invece noi nell'umiltà ci dobbiamo fare piccoli e pregare, ringraziare e pregare affinché non commettiamo azioni malvagie. Allora la verità è importante, ok? La spiegherò, perché se conosce, dice che conosce il figlio e non vuole la verità, vuol dire che non è giusto. E Yahweh Shai, questo è Giovanni 14, capitolo 14, testo 6, dice: Yahweh Shai gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lui dice che è la verità. E signora, noi gli stiamo dando la spiegazione, perché la Bibbia non solo va letta, ma va studiata. Va studiata. Capisci? Non è che glielo leggiamo, non è che facciamo come i preti, diciamo non rubare e poi rubano, perché diciamo non fare adulterio e poi fanno i pedofili. Lo capisce? Noi diamo la spiegazione, noi parliamo della parola, la mettiamo in pratica, la stiamo spiegando. Senti, la parola. Ma se io cerco di comportarmi bene, non basta. Beh, comportare bene dipende. Comportare non bene. Bugie, non imbroglio, non faccio l'altro. Se una persona ha bisogno e io posso aiutarla, la aiuto. Sì. Va bene. Non uccido, non ammazzo, non do. Voglio dire, io cerco di comportarmi bene. Tutte le azioni negative io non le voglio toccare. Allora signora, le manca solo questo, le manca quello là di, come ha detto questo, mi sembra un po' il ricco che dice bravo, bravo, leggi, bravo, bellissimo. E fa, cosa devo fare per entrare nel regno, nei cieli, ricco? Ha detto vai, vendi tutto e seguimi. E seguimi. E adesso noi stiamo dicendo, lei, come il ricco ha detto, io ho fatto tutto questo. Che cosa mi manca? Noi stiamo dicendo, le manca chi deve seguire. Ma come ha detto il Signore, seguimi. E noi abbiamo dato qua, in questo bigliettino, chi deve seguire. Io ho dato troppo. Mi sono miserato. Io una volta ho dato 20.000 euro a una persona. 20 euro, all'epoca che non avevo. Ecco, una persona mi sono... 24, arriva. Sta arrivando, signora, 24. Il nome è quello che li manca. Va bene, il nome è quello. Ciao ragazzi! Ciao! Quel demone, ma alla fine è Jake, sai, è Jake, ma e questo è, dai, torna su coso, vediamo dove siamo. Andate dunque, Matteo 22:9, andate dunque ai coricchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Anzi, prima di arrivare lì, la signora si è fermata, ha voluto sapere la verità, ok? E infatti quando la gente vengono qui devono ascoltare, ok? Non possono insegnarci come è venuta la signora, la seconda signora là. Non ha voluto ascoltare, ha voluto impartire queste filosofie di femminismo, robe varie, a noi. No, ok? Prende il libro di Primo Pietro, capitolo 3, versetto 15, come te lo tira fuori Yahawara, ok? Perché qui non siamo qui per imparare da nessuno. Impariamo dalla fonte che è Yahweh Hashem Yahweh Shai, che è questo libro qui. Perciò se non ci parlano di nulla da questo libro, non rispondiamo. Primo Pietro, capitolo 3, 15. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 15. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 15. Ma glorificate il Messia come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. A tutti coloro che ci chiedono spiegazione, siamo sempre pronti a darli, perché non siamo noi, è lo spirito che ci apre la bocca in quel momento là. Give me the spirit shall tell thee what you shall say, you know? È lo spirito che ci apre la bocca, che ci dà questa conoscenza qui, e questa conoscenza è una conoscenza fuori da questo mondo qui. Nemmeno i più grandi, i più studiosi lo possono sapere, ok?
perché questo è il mistero che ha fatto il Padre. Ha preso i minimi, ha preso i fanciulli della terra e gli ha dato conoscenze che i principi, i re non lo possono neanche ottenere. Questa è la grandezza del Padre. Il Padre non ragiona come gli uomini, non fa cose come gli uomini. Non prende i più belli, non prende i più forti, non prende i più ricchi. Come è successo alla casa di Davide. Prima di essere stato eletto re, aveva altri fratelli più grandi, più belli, di statura. Andavano da Samuele e il padre diceva che non guardare la sua fisica, non guardare la sua bellezza, che lui non ha scelto lui. Il libro di Luca 12:12, ok? Che è quello che stiamo, dobbiamo essere pronti a dare delle risposte. Ho detto che non siamo noi a dare queste risposte qui, è lo Spirito che ci conduce. Vai. Luca, Vangelo di Luca capitolo 12 versetto 12. Perché lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Ah, ok? È lo Spirito che ci dà questi precetti, ok? Che ci danno l'input per impartire questa conoscenza alla gente. Non siamo noi. Noi del nostro potere non facciamo niente, siamo nulla, ok? Il Padre ha preso i minimi, niente della vita e ha dato questa conoscenza. Questa è la bellezza del Padre, questa è la grandezza del Padre, ok? E come diciamo sempre, aspettiamo il potere dal Padre, Yahweh Hashem Yahoshai, perché attraverso noi che siamo i minimi di questa società, il Padre ci darà poteri forti per combattere e buttare giù questo regno dei malvagi, ok? Vai. Un precetto. Primo Samuele capitolo 16 versetto 7. Ma il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. Can. Il Padre non ragiona come ragionano gli uomini. Dovete capire queste cose qui. Il Padre è a tutto un livello diverso, ok? Non ha preso i più ricchi, non ha preso colui che ha la statura più grande, non ha preso i più belli, non ha preso i più sapienti, così chiamati sapienti di questo mondo. Ha preso i minimi e gli ha impartito questa conoscenza gloriosa, questa conoscenza più grande di tutto, ok? E attraverso questi farà un sacco di miracoli. Attraverso questi farà tante cose. Vai. Questo è Primo Pietro capitolo 4 versetto 11. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Yahweh Hashem Yahweh Shai. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Yahweh Hashem Yahweh Shai fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Yahweh Hashem Yahweh Shai, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Can, noi siamo niente senza il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai. Agiamo attraverso il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai. Infatti non ci vergogniamo di questo Vangelo, ok? Non ci vergogniamo, perché coloro che si vergogneranno di questo Vangelo, di questa verità, perché questa verità non dice cose dolce. Ecco perché quando alcuni sentono, quando diciamo che Yahweh Shai è il suo nome, non si chiama Gesù, la gente dicono: oh, ma che cosa dici? Quando diciamo non è di colore bianco, ok? È di colore di così chiamato negro, la gente si intimidisce subito, si vergogna e dice: oh, perché dici queste cose qui? Questa è la grandezza del Padre, fare le cose che noi, l'immaginazione dell'uomo non può arrivare, ok? Il Padre non è mica uomo che vede con gli occhi degli uomini. Il Padre agisce in tutto diversamente. Infatti coloro che sono i minimi di questa società, che sono i così chiamati latini, ok, nativi americani e i negri, sono i veri figli del Padre. Ma se noi prendiamo un negro adesso e lo mettiamo a fianco a una amalekita, ok, che sta in giorno d'oggi in Israele, e gli chiedi: secondo te chi è il figlio di Israele? Nessuno sceglierà il negro. Nessuno sceglierà il negro, perché l'uomo vede, ok? Can. No, but we've gone over that, yeah.
non sceglieranno mai il negro, sceglieranno la malachita, perché credono che ha lo splendore di questo mondo qui, lo splendore di questo regno qui. Ma il padre agisce tutto diversamente, ok? Ha preso i minimi, nulla di questa terra per compiere delle cose grosse. Ci ha dato questa conoscenza che nessuno ci può stare davanti e dirci quello che non sappiamo. Non c'è niente che non sappiamo. Lo Spirito ci ha dato tutto. Vai. Andiamo avanti con la parabola delle nozze. Matteo capitolo 22, versetto 10. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ok, abbiamo radunato un po' di gente adesso. Non sappiamo chi sono, non sappiamo se prenderanno questa verità. Abbiamo radunato comunque. C'è gente che guardano queste lezioni in internet e i messaggi li arrivano, ok? Stiamo radunando tutti. Vai. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui? Ok, sta parlando che il re è entrato, ha visto un uomo senza l'abito di nozze. Cosa è l'abito di nozze? Questa verità qui, la verità del nome vero del padre e suo figlio, la verità dei veri figli di Israele, ok? La verità come ci lo insegnano gli apostoli e anziani della Great Millstone GMS. Questo è il nostro abito. E c'è qua, c'è chi vorrebbe... C'è chi crede di entrare nel regno chiamando il nome di Cesare Boggia. C'è chi crede entrare nel regno credere in un Dio che è uno ma non sai il suo nome, ok? Questi sono senza abito, ok? Vai. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Tanti rimarranno con la bocca chiusa nell'ultimo giorno, quando troveranno che il loro dolce Gesù è stato un pedofilo, il loro caro dolce Gesù non era altro che il demone stesso. Tanti rimarranno con la bocca aperta quando sapranno che non c'è verità nelle strutture della Chiesa. Tanti rimarranno con la bocca aperta quando capiscono che tutti i soldi che hanno messo a parte in questo regno, tutta la posizione che hanno acquisito in questo regno, vale nulla. Rimarranno aperti con le bocche aperte. Vai. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Can. Sarà il pianto e lo stridore dei denti. Can. Ed è quello che sta arrivando. Noi li legheremo per i piedi, coloro che ci stanno legando per i piedi e le mani adesso. Coloro che ci hanno portato in schiavitù fino al giorno adesso, anche loro andranno in schiavitù. Li legheremo per le mani, per i piedi, saranno fuori a lavorare sulle piantagioni, giorno e notte, come hanno fatto. Ok? C'è il libro di Apocalisse, dice: colui che ha portato in schiavitù andrà in schiavitù. Coloro che hanno ucciso con la spada verranno uccisi con la spada. Questa è giustizia del padre, ok? Ti appoggio comunque. Vai. Certo. Questo è per appoggiare il fratello quando diceva: chi non ha l'abito, quindi chi non ha la conoscenza, verrà messo fuori. Matteo capitolo 7, versetto 22. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori. Can. Questo è per appoggiare il fratello che diceva: questi sono coloro che credono di entrare nel regno, coloro che credono di venire alle nozze, all'unione con il figlio, ma non lo conoscete il figlio, e così come non conoscete il figlio non conoscete il padre, è per questo che il figlio non vi riconoscerà nel giorno che tornerà sulla terra, perché non conoscete il suo nome e non conoscete lo spirito che vi manda il padre nel nome di suo figlio. Ora siamo con il versetto di 32. Molti, perché molti sono chiamati e tutti sono venuti. Vai. Chiudiamo la parabola e anche la lezione
al capitolo 22, versetto 14, dice: poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Dan, il Padre ha chiamato molti, ok? Questa verità è arrivata dappertutto il mondo, molti hanno ascoltato, molti hanno conosciuto questa verità, ma gli eletti sono pochi, ok? Gli eletti sono pochi. Perciò questo allega sempre alla scrittura che dice che la strada che conduce alla vita eterna è stretta e saranno pochi a trovarlo. Perciò svegliatevi dalle menzogne della Chiesa, dalle menzogne delle religioni, dalle menzogne dei vostri politici. Ok? Perché stretta? Stretta per quello che sta arrivando anche. Stretta per quello che sta arrivando anche, perché adesso vi stanno mettendo alla stretta. Mi stanno mettendo sempre alla stretta, ma questa stretta andrà sempre in più. Adesso stanno chiamando tutti a prendere le acque di Vanessa, ok? Ma vediamo come è chiaro adesso stretto. Cioè, questa parola, la strada stretta. Vedete adesso come si fa stretta la strada per coloro che non vogliono prendere il veleno. Quindi già capiamo qual è la strada giusta, non prendere il veleno che proclamato uno bianco, i diavoli di questa terra stanno spingendo. Perché è più facile prendere il veleno, le acque di Vanessa, è più facile prendere il veleno e andare avanti a lavorare e tutto. Ma stiamo per essere messi in stretta adesso. Allora scegli se andare su questa strada stretta che ti depriva di tante cose, ma sai che la tua promessa dopo è grande. Ok? Perché qua ancora una volta pianeta è messo alla prova per vedere se scegliete la normalità di questo mondo o il regno che sta arrivando. E la normalità di questo mondo è pazzia, la normalità di questo mondo è una schifezza, ok? La normalità di questo mondo è ingiustizia. Detto questo, speriamo di essere stati chiari, speriamo di aver fatto la volontà del Padre. Molti ringraziamenti al Padre per averci dato lo spirito di stare qui fuori e portare queste parole, soprattutto in questi ultimi giorni che ce n'è molto bisogno, soprattutto in questi giorni che la gente ci guardano strano portando questa verità. Yahaba Hashem Yahoshai sarà con noi sempre, ok? Detto questo, vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahaba Hashem Yahoshai Hashem Bukakudash. Nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Houston GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita per portare fuori questa verità. Alla prossima, Shalom. Shalom. Am Yashar Allah.